Il complesso di quest'oggi canta L'ora dell'amore. L'orologio della piazza ha perso la speranza. Io no, che non l'ho persa, io aspetto che ritorni. Ti sento, sei vicina, che l'ora dell'amore. Caterina! Buon pomeriggio, diceva Elia, quasi baffi di Vito nel paradiso delle signore, capisco, lui, capisco, nei baffi. Anni 60, ci siamo come epoca. Ci siamo, infatti il pretesto... Un'altra epoca, infatti, proprio, infatti, roba vecchissima. La bellezza di queste cose è che mi permetto di affacciarmi negli anni che secondo me sono stati gli anni più importanti della musica cosiddetta leggera. Io dico sempre che la musica è bella o brutta, non è leggera o pesante. Ecco che sono gli anni 50, 60, 70. Questa è l'ora dell'amore. Nel 67, l'ora dell'amore. Ricordo che era un periodo di speranza, caro Livio. Si sperava in un'ora diversa. E infatti l'anno prima è arrivata l'ora legale. L'anno prima, 66, l'ora legale. Si sperava nell'ora del cambiamento. E nel 67 purtroppo questo cambiamento non arriva, perché in Grecia arrivano i colonnelli, c'è il colpo di stato dei colonnelli, quindi la democrazia sembra vacillare. Sono pagine che mi piace ricordare legandole alle canzoni. Sono fondamentali le canzoni, perché sono il collante dei nostri ricordi. Questa canzone, quelli che parlano bene per radio, per televisione, è una cover. No, è la versione italiana di Homburg, dei Procolarum, P come Pescara, non B come Bologna, Procolarum. E questo gruppo che aveva inventato un nuovo sistema, perché in un'epoca di contestazione, di chitarre, di batteria, mette l'organo, fa suonare l'organo, tant'è che il primo grande loro successo è stato un anno prima, A Wider Shade of Pale, la più piccola ombra di pallido, che mi piacerebbe riascoltare da due ragazzi, perché questo per me è stato il primo lento che ho ballato nel 67. Professore, lo vuole riballare? No, perché sono un orso. Ah, tra parentesi, complimenti per il nome Camaleonti, perché Camaleonti dice si cambiano idea, e io dico che solo chi non ha idee non può cambiarle, quindi ci vuole. Io la sapevo in un altro modo, ma andiamo avanti. No, andiamo avanti, ragazzi cari, andiamo. Ghostly, turn a wider shadow pale. A wider shadow pale. Bravi, eh? Sono molto bravi. Molto bravi. Dicevo, c'è un piccolo particolare che mi piace sottolineare. Tornando a Homburg, cioè alla canzone con la quale abbiamo aperto, no? L'ora dell'amore. E noi credevamo tutti in questa ora dell'amore. Loro hanno venduto più dell'originale, quindi hanno venduto quasi 2 milioni di dischi. No, pensavo mi dicessi più i Dick Dick, che non ne potevo più, capito, di questa faida. No. E in questo caso più dei Procolarum, quindi, che è una cosa molto importante, perché tutti pensavamo all'inglese. Pensavano che fosse un pezzo nostro che loro ci hanno copiato. Certo, invece certo. Noi abbiamo sempre detto, guarda, è una cover, certo. Non c'è niente da fare. Ha venduto 2 milioni di copie in 10 settimane. Potrei aggiungere qualcos'altro? Aggiungi. Allora, una volta con 1 milione di copie di dischi venduti, ti davano delle royalty e ti davano il disco d'oro, non il disco di platino. Una volta si vendevano 1 milione di copie, davano delle royalty, sì. Ti potevi comprare un appartamento. Eh beh sì, che così. Con le royalty, col guadagno di questi... Adesso, con 6 milioni di streaming o di visualizzazioni, sì. Non ti compri neanche una scatola di datteri. Ma vedi, Livio, io ti vorrei chiedere quante case hai.
Quanti... No, ti vorrei chiedere quante case hai a questo punto. No, beh, beh, le ho, cioè, non... Ne hai? Ne hai. Una l'ho appena venduta. Hai venduto una casa? Eh sì, perché avevo bisogno di soldi. Erano troppe. Avevi bisogno di soldi? Erano troppe le case. Sentite. No, comunque... Dunque, tornando a questo discorso del Procolarum, tornando appunto ai camaleonti, tornando a quel senza luce, ecco, prima avete tritato i Dick Dick. Loro sono i miei amici. Ma è uno scherzo, è un gioco. Allora, la versione italiana di A Wider Shade of Pale si chiamava Senza Luce e a tradurla è Mogol. Guardate come in realtà poi alla fine torna tutto. Certo che ce l'abbiamo, la sentiamo, Senza Luce, tradotta da Mogol, interpretare Dick Dick. Eccola qua. Bellissima. E tu l'hai tritati, eh? Valerio li ha tritati. Elia, capisci qua? Elia, caro. Dai, sentiamola, dai. Sentiamo. Si intitola Senza Luce. Pietruccio, il nostro amico. Aspetta. Come si chiama il batterista? No, dici. Che stavate commentando? Vedi la potenza di questa musica. Allora, un'altra novità che viene inserita in quel momento è la presenza dell'organo. L'organo è uno strumento che non si usava nei dischi pop. Batteria, basso, chitarra elettrica, un po' di la tromba, ma l'organo no. E qui addirittura non solo l'organo, ma questa è una rivisitazione di Bach. Sì. Quindi immaginare addirittura che nella musica pop entri Bach, Johann Sebastian Bach. Non è un dodorante, è un musicista. Professore, non fare più queste battute, sono le persone a casa dicono: ma il professor Broccoli pensa davvero che siamo così ignoranti? Te che ti voglio bene. No, io lo dico, ve lo dico a me stesso, perché io penso che sia un dodorante. Ma dai, professore, guarda che passo modesto non... Capito? Allora, però ci sono anche delle cose non riuscite altrettanto bene. Guardate, sentite questo disco, sentitelo. Questi sono i Beatles. Siamo in qualche anno dopo, sentite. Che modernità questa canzone, ragazzi. Oh, bradito, blada. No, Elia, questa è stupenda. Allora questa è Obladio Oblada. Qualche anno dopo. È la base questa. Siamo nel di tante 60... cose. Sì, siamo nel 1969. Questa canzone viene cantata, i Beatles, d'accordo? È stata definita, non da me, una delle peggiori canzoni dei Beatles. Pensa tu, non da me. E da chi, professore? È dalla critica universale in quegli anni 69-70. Paul McCartney, volendo rivalutare tutto questo, davanti alla regina d'Inghilterra, nel 12, nel Giubileo di Diamante, gliela canta. Però devo dire che se è vero e non è vero che è la peggiore canzone dei Beatles, perché è molto allegra, ti porta dentro, eccetera, è altrettanto vero che la versione italiana di questa canzone non è stata un granché, perché la cantano, guardate un po', i ribelli. Ah, meno male, non i Dick Dick. Io li ho ascoltati, per cui mi viene voglia di creare insieme a loro tutto questo. E devo dire che la prima parte dice: Gianni fa le pizze e i tosti al super bar. Ragazzi, i tosti sono i toast. Gianni fa le pizze e i tosti, mi sembra un po' strana. Però vi saluto con questa canzone, versione italiana di Obladì Oblada, con i ribelli e il grande. Però scusa, professore, mi hai detto che non ti piace e me la mandi. Non mi piace, non ho detto che non piace a me. No, la versione italiana. E beh, bella, così stiamo a sentire che ancora una volta Mogol, perché è Mogol, ha tradotto in italiano tutto questo. Ed è diventato un successo italiano, quindi va bene così. Va bene così, no? Ciao. Ciao professore, fatemi ringraziare però i camaleonti di questo bel pomeriggio insieme. Grazie, tornate appena avrete inciso.
condiviso il vostro ultimo singolo e magari troverete qui anche Dick Dick, così ve lo dico. Ci vuole cose più grosse per tritare. Vediamo loro cosa fanno con voi, te lo dico. Intanto grazie a Elia di essere venuto. Grazie. In bocca al lupo con la tua fidanzata Maria al Paradiso delle Signore, visto che torna subito dopo di noi praticamente. Esatto, tra poco ecco, vedi, fanno tutti il tifo per te. Non speriamo, è vero che... vedi, fino alla fine stiamo incollati. Vogliono Vito con lei, non vogliono l'altro, vogliono grazie. Vito con Maria. Grazie intanto, grazie a voi, sentiamo però questa versione italiana e subito dopo Nuzzo Di Biase, sono pronti? Ci sono? Sì, va bene. Fatemela sentire.